Buongiorno, come state? Tutto bene? Allora, oggi è sabato 23 luglio, è l'una circa. Noi, allora, stamattina, ho portato un po' i bimbi al parco, ho fatto un giro al mercato con la nonna Miri e ho portato poi i bimbi al parco e si sono portati dietro la pistola d'acqua. Lorenzo in questo periodo col caldo lo lascio fare, si butta direttamente sotto la fontana, si è portato la macchinina, ha iniziato a giocare sotto la fontana con l'acqua e si è inzuppato tutto, li ho lasciati fare, tanto col caldo che fa, tanto ce l'abbiamo proprio sotto casa il giardinetto. Siamo andati a casa, li ho lavati, li ho vestiti, li ho cambiati e però si sono un po' rinfrescati. Comunque siamo venuti, vediamo se si vede, da Ikea. Sono venuta qua da Ikea perché devo prendere un po' di cosine per la cucina. Adesso appunto faremo le cose molto piano piano, soprattutto per il forno, volevo dare un'occhiata, che però, come sapete, sarà un acquisto poi per settembre, anche perché abbiamo ufficialmente comprato i biglietti. Ho fatto un piccolo sondaggio, ho messo un box per le domande, più che altro per le risposte su Instagram, dove vi chiedevo, se, mi consigliavate l'aeroporto di Monaco di Baviera, perché quest'anno i biglietti, per tutta una serie di motivi che sappiamo, un po' per il post pandemia, un po' per riduzione di personale, carburante, eccetera, 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 i prezzi degli aerei sono alle stelle e quindi ho dovuto trovare un compromesso. Infatti, al lavoro da me sono stati carinissimi perché io avrei dovuto lavorare tutta la seconda settimana di agosto. Invece, sono stati davvero carini, mi fanno lavorare solo i primi 2 giorni della seconda settimana di agosto, fino al 9 praticamente, e poi il 9 partiamo. Cioè, io lavoro il 9 mattina e il 9 sera, poi partiamo, 9 pomeriggio partiamo. Lascio ovviamente tutto pronto e perché così abbiamo un po' risparmiato sul costo del biglietto partendo il 9. Però poi il ritorno, che sarà il 27 di agosto, quest'anno faremo delle ferie lunghissime, cioè è strano perché le ferie mie di Adi quest'anno combaciano e soprattutto siamo riusciti ad avere tutte e 2 o 3 settimane, roba. Una cosa rarissima, cioè non sono proprio 3 settimane per me, perché Adi in realtà finisce proprio il 5, quindi Adi sono 3 settimane piene, io un po' meno, però ci va di stralusso, cioè siamo felicissimi, non è mai capitato. E quindi appunto noi abbiamo la casa lì a Minorca, ne approfittiamo al massimo. Incrociamo tutte le dita, perché come sappiamo quest'anno gli aerei e gli aeroporti sono una cosa. Ho già paura, cioè parto già sapendo che qualcosa può succedere, cioè cancellazione di voli, ritardi, eccetera, eccetera. Infatti, per fortuna l'andata è un diretto, ma come vi dicevo, al ritorno facciamo scalo a Monaco di Baviera. Ma adesso ragionandoci, siamo sopravvissuti all'aeroporto di Parigi, che è uno dei più incasinati d'Europa probabilmente, quindi resistiamo anche a Monaco. Lo scalo è abbastanza lungo, mi pare siano 4 ore, 3 ore, quindi. Teoricamente, se non ci sono grossi ritardi o cancellazioni di voli, dovremmo farcela. Però comunque è al ritorno, quindi siamo anche un po' più tranquilli, diciamo. E soprattutto è di sabato, ho fatto apposta a tornare il 27 e non la domenica 28, perché se mai succede qualcosa almeno abbiamo un giorno di recupero, perché vi ricordate quando siamo andati a Parigi, che ci hanno fatto finire a Parigi perché c'era stato overbooking, non so se eravate già qua nel canale, chi di voi c'era già, me lo faccio sapere qua nei commenti, che ci hanno fatto overbooking e ci hanno fatto rimanere a Parigi bloccati praticamente 2 giorni. Però lì ho dovuto proprio poi prendermi un giorno di permesso, sia io che Adi, perché saremmo tornati la domenica e lunedì lavoravamo, quindi quest'anno per non rischiare torniamo di sabato, tanto ce ne facciamo di ferie quest'anno, cioè, sono felicissima perché non è mai capitato con Adi di fare quasi 3 settimane probabilmente. Comunque adesso sono venuta qua da Ikea anche perché appunto come dicevo devo comprare 2 cosine per la cucina, poi ne approfittiamo, facciamo una bella merenda insieme qua da Ikea, che sono un sacco di cosine buone. E poi siamo un po' al fresco perché credo ci sia l'aria condizionata. E niente, adesso aspetto solo che si svegliano, così li faccio riposare un po' e poi andiamo a farci un giretto. Il parcheggio è abbastanza pieno,
Per fortuna che hai i posti per le famiglie, con i bimbi con le carrozzine, belli larghi, quindi posso far scendere i bimbi, caricare e scaricare Lorenzo dal passeggino tranquillamente. Siamo da Ikea, amore. Comunque è abbastanza pienotto, secondo me molti torinesi sono venuti qua a rinfrescarsi, a stare un po' al fresco. Lorenzo qua continua a dormire, lasciamo fare un po' di nanna. Ok, lo stava dormendo. Andiamo. Abbiamo appena ricevuto una notizia meravigliosa. Ha riaperto lo Smoland. Andiamo. Dai, che bello. Allora, che aspetta, andiamo. Andiamo. Togli le scarpine. Abbiamo preso gli antiscivolo perché non sapevo che fosse aperto lo Smoland. Però lì c'è la macchinetta che li vende 2 euro. Voilà. Sei contento, amore? Dai, sono contenta, così mamma fa un giretto e tu giochi con i bimbi. Sì. Eh? E quanto è un'ora? Un'ora? Hai tempo di giocare. Quanto è un'ora? Un'ora, sono 60 minuti. Sì, è tanto tempo, stai tranquillo. Io adesso metto la sveglia così vengo a riprenderti tra un'ora. Ma stai scherzando? 60 minuti. Sì. Guarda che bell'aria che hanno montato qua. Super carino. Però nella zona degli alberi non si può andare. No, le scarpe non le rimettere, adesso le mettiamo a posto. Si entra con le ciabatte. Con le calze. Seduta qua in questa bellissima tavola imbandita, intanto Lorenzino qua continua a dormire perché mi sono fermata qua davanti alla cucina. Quando l'ho vista mi è venuto quasi da piangere perché sapete che la cucina in cui mi fermavo sempre ogni volta che venivo qua da Ikea, dicevo questa sarebbe la cucina dei miei sogni, la cucina dei miei sogni, e da anni che vengo qua da Ikea mi fermo qua e la guardo e la ammiro. E adesso finalmente ce l'ho la cucina dei miei sogni, non è di Ikea, però è stato il modello a cui mi sono ispirata. E non mi sembra vero, quando mi sono fermata qua ho detto, ma io ce l'ho adesso la cucina così, la cucina dei miei sogni. Poi è vero che adesso appunto sono venuta anche a prendere qualche idea, soprattutto per l'organizzazione della cucina. L'organizzazione delle pentole, ho visto che sono quei bastoni per mettere da attaccare alle piastrelle, da metterci i mestoli, sono venuta a rubacchiare qualche idea. Adesso è vero che devo un po' risparmiare perché dobbiamo partire, però
a parte che mi servono proprio due cose fisiche, tipo due mestoli, queste cose qua dovrò comprarle, però vorrei appunto decorarla, addobbarla un po' bene la cucina. Pian piano si fa tutto. Loro bellissimi che fanno pranzo con l'insalata, con la lattuga. Ma che belli. Ah, c'è anche l'elefante là. Che carina, guarda come l'hanno addobbata carina la tavola. Questi intendo, vedi che si possono sistemare le posate, agganciare i mestoli, gli strofinacci, secondo me è utile. Mi piacerebbe mettere una cosa così in entrata, al posto di quella scarpiera bassa piccolina. Almeno qua le scarpe sono ordinate, non sono in bella vista. Secondo me ci sta bene, voi che dite? Quanto costa? Beh, 85 euro. Che dite? Anche l'insieme hanno quella matita? Sì. Sì? La lampada a forma di matita? No, la prendiamo. Prima dobbiamo prendere un comodino da mettere alla lampada, se no senza comodino dove ce la mettiamo? Tu ce l'hai già una lampada per il mobile, amore? Per la nostra cassettiera. Ma noi non abbiamo la... Mamma, prendiamo quella. Amore mio, adesso dobbiamo tenere i soldini che dobbiamo andare in vacanza. Se no come ci andiamo al mare senza soldini? Io sono arrabbiato. Lo so, volevo. Io sono arrabbiato perché... Prendi il cucchiaino adesso lì a sinistra. San Calorenzino, pozione coppetta, gelato, ok. Voilà, cucchiaino anche per Lorenzino. Voilà, adesso te lo do. Andiamo prima a sederci. Niente, proprio un capricorno. Non ha voluto che lo imboccassi. Tieni. Cerchiamo solo di non fare troppi danni. Guarda che lo fa il danno. Speriamo di no. È buonissimo, sta di là. È proprio buono, sì. Io ho resistito, avrei voluto comprare un sacco di cose. Avevo messo anche nel carrello, qua nel passeggino, le tende per la sala, perché quelle che avevamo prima sono macchiate, non c'è modo di risistemarle. Ho fatto casino con la candeggina e niente, sono partite. Però no, niente, devo risparmiare, poi le compriamo a settembre. Tutti gli acquisti poi sono rivolti a settembre. Adesso ho preso proprio due cose che mi servivano, adesso quando arriviamo a casa ve le faccio vedere. Però le tende sono una bella spesa e superavamo, se le prendevo fatte come le volevo io, superavamo i 100 euro. Quindi ho detto no, vabbè, aspettiamo che questi soldini ci servono per andare in vacanza e poi le prenderemo a settembre. Tanto siamo stati fino adesso senza, siamo un altro mese, non succede nulla. Ecco, forse così ripariamo un po' i danni. Ah, però sei bravo, 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 mangi bene. Chiedo.
Aspetta. No, non prenderlo da terra. È sporco il tavolo. No, Edo. Edo è sporco, dai. Allora, rieccoci a casa. Siamo fatti un bel giretto e in realtà ho trovato un sacco di idee carine per la cucina. Poi in realtà per l'organizzazione della dispensa soprattutto non ho preso niente. Avevo trovato, credo che ho fatto anche qualche clip, quei rialzini che sono praticamente dei piccoli vassoietti con le gambine bianchi, super super carini, che secondo me andavano bene anche da mettere qua proprio sul top della cucina. Ma li ho visti esposti e poi nel cartellino c'era scritto che dovevo andare sotto al magazzino. Peccato che poi al magazzino non li ho trovati e in più avevo i bimbi, quindi insomma non sono riuscita a cercarli più di tanto. Ma siccome appunto lo Smoland ha aperto per i bimbi finalmente prima del Covid, da quando c'è stato il primo lockdown che non era più stato aperto, adesso finalmente i bimbi possono giocare mentre i genitori girano per Ikea. E quindi soprattutto ho scritto a Chiaretta immediatamente, ho detto: amica, lo Smoland ha aperto, possiamo venire qua a farci tutti i giri che vogliamo e i bimbi li lasciamo lì e giocano. Possono stare un'oretta, però in un'oretta riesci già magari anche solo a prenderti un caffè tranquilla con la tua amica. È proprio una bellissima idea quella del parco dentro l'Ikea, anche perché è gratuito, cioè proprio un servizio bellissimo. Però devo ricordarmi che devo portarmi gli antiscivolo. Comunque vi faccio vedere queste due cose di numero che ho preso, ovvero i mestoli, che vi dicevo appunto che era il motivo principale. Poi c'erano un sacco di sconti, c'erano i saldi, quindi ho preso questo kit trio, ma credo che probabilmente questo è già il suo prezzo normale senza sconto, credo, non vorrei dire una cavolata. Ho pagato 1,50 euro, si chiama Filbunke e sono semplici questi qua, ogni tanto soprattutto quelli di legno sono da cambiare spesso, però siccome non ne avevo più neanche uno, proprio perché erano tutti rovinati e li ho buttati quando abbiamo cambiato la cucina, voilà, eccoli qua. Poi adesso volevo prendere un portavessoli da metterli sul top, così la iniziamo un po' a decorare e arredare la nostra cucina. Poi ho preso importantissimi, che stavo impazzendo qua a casa senza, i panni per pulire. Dai, adesso lo tolgo. Sono i classici di Ikea, hanno cambiato solo colore perché quelli che avevo io erano blu e bianchi. Adesso questi qua sono bianchi e neri, che vanno benissimo e sono proprio ottimi. 1,50 euro, no aspetta scusami, 1,50 euro i mestoli, 3,50 euro i tre, no 4, benissimo, 4 tovaglio panni. E poi ho preso una mensolina 2,50 euro, che io non me ne intendo, sapete che io non sono proprio pratica di queste cose, però volevo metterla qua nella parete, aspettate, in questa parete qua volevo mettergli una mensolina, adesso vediamo se ci sta bene. Per 2,50 euro ho detto la prendo, se poi non riusciamo a metterla la restituisco, anche perché a meno che non la buchiamo, però se non va bene, se Adi mi dice che non monta, non va bene, la restituisco, la cambio con qualcos'altro. Ecco, più che altro cosa importante, ho visto i forni, quelli sono riuscita a vederli bene perché c'era Lorenzo che dormiva, Edo lì al parco, e quindi gli ho dato bene un'occhiata. L'unica cosa che mi devo informare, magari mi potete aiutare anche voi, volevo prenderlo autopulente e ho visto che c'è una netta differenza di prezzo ovviamente tra un forno autopulente e un forno non autopulente, ma ci sono anche tra gli autopulenti differenze di prezzo sostanziose, perché ad esempio quello autopulente a vapore, se non sbaglio, cifre come 800 euro. Poi ce n'è un tipo che si chiama pirolitico, probabilmente, perdonatemi se ho sbagliato il nome, però non, oggi appunto c'era casino da Ikea, quindi non sono stata a chiedere le differenze. Adesso mi metto lì un po' su Google e cerco, perché quelli lì costano la metà, costano più o meno
400-500 euro, quindi devo capire qual è la differenza e se ne vale la pena effettivamente prenderlo autoculente, perché è una rogna, è pulire i forni, quindi se facciamo la spesa ne vale la pena, può essere una buona cosa. E da Ikea li hanno, sono anche molto carini, secondo me vanno benissimo, quindi potrebbe essere un'idea. Li avevo visti anche da Mondo Convenienza, adesso poi appunto a settembre, ottobre, probabilmente magari me lo faccio come regalo di compleanno, lo prenderemo. Allora, già che sono qua, apriamo, vi faccio vedere al volo le cosine che ho preso da Chiavi. Ho preso due cose di numero anche qua per la partenza, per andare al mare, anche perché Edo ha, quest'anno non ho fatto molto shopping per Edo, ha poche magliette, t-shirt, e quindi ne ho approfittato che c'erano i saldi, ma soprattutto quando andiamo a Minorca mi piace ogni tanto fargli delle foto e vestiti uguali. E non sono una mamma che veste uguali i propri figli, però secondo me qualche foto viene carina e quindi ne ho approfittato che c'erano i saldi e ho preso due outfit per fargli qualche foto al mare. Allora, questa è la prima magliettina per Lorenzo. Allora, erano le uniche, perché poi le altre non ci assomigliavano molto. Però secondo me è una cosa molto carina fargli le foto vestiti uguali, sono dei bei ricordi, anche l'anno scorso l'avevamo fatto, sono venute delle belle foto, e anche la sera è carino ogni tanto fare qualcosa così di diverso. Allora appunto questa qua per Edo e per Lorenzo, e questa qua per Edo, uguali, oh, è bella. Non vedo l'ora di mettergliele. E poi soprattutto si possono intercambiare, quando non la mette uno la mette l'altro, quindi non è che per forza gliele devo mettere solo per vestirli uguali. Quindi. Ah no, però non vi ho detto la cosa importante, quella di Edo pagata 3 euro, quella di Lorenzo 2, 5 euro, ho preso due magliette. Poi ho preso una polo blu, che tanto queste qua servono sempre, per Edo, questa pagata 4 euro, non era in sconto ma comunque ottimo prezzo, e una polo blu per Lorenzino, sì, la differenza è che c'è un piccolo logo qua, cos'è, un papero, va benissimo, pagata 3 euro. E poi ho preso una maglietta smanicata così per Edo, per andare in spiaggia, bella fresca. E gliene avrei prese altre, ma non c'erano, o meglio, c'erano dei modelli, ma le maniche erano strane, erano tutte tipo strappate, non mi piacevano. Quindi gliene ho presa una, questa pagata 3 euro. Le magliette e le polo ve l'ho detto, non so, mi sto rimbambendo. Ah no, questa 3 euro e questa 4, sì, ve l'avevo detto. E niente, io concludo quel video, mamma mia, lo faccio pieno di brufolette, non so se è il caldo. Mamma mia, speriamo che passi. Lorenzo si è già rubato un mestolo. E niente, io concludo qua il video e vi volevo ringraziare per tutti i consigli che mi avete dato per la lampada. Adesso non ho avuto ancora tempo, ma conto di spostarla di nuovo vicino al divano, e, perché è più comoda, poi anche secondo me sta meglio, me l'avete consigliato praticamente tutti di metterla vicino al divano. E niente, appunto, spero che vi abbia fatto piacere fare questo giretto insieme a noi da Ikea, aver passato questo sabato insieme a noi. Io vi ricordo come sempre che se vi fa piacere potete seguire anche su Instagram, sono annagloria91. Se questo video ti è piaciuto mettimi un mi piace, e se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti qua nel canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Niente, io vi auguro un buon weekend, una buona serata, un bacione grandissimo e ci vediamo martedì. Ciao ciao, buona domenica a tutti.